il fenomeno virale del momento, 348.000 follower su Instagram, 456.000 su TikTok. I suoi tormentoni hanno spopolato sui social e i suoi video da milioni di visualizzazioni stanno facendo divertire tutti, giovanissimi e non. Il MEC 64, al secolo Domenico Macri, avvocato civilista calabrese, è entrato, è proprio il caso di dirlo, all'Isola d'Elba, protagonista di un sabato sera adrenalinico da tutto esaurito al Newman del Club di Capoliberi. Un personaggio nato un po' per caso e un po' per gioco in palestra, che poi, grazie ai nipoti, si è trasformato in una star del web. Il personaggio nasce così in palestra, all'improvviso, praticamente... Il MEC si guarda perché è il trapezio che praticamente ultimamente emerge, no? E nasce in palestra vedendo questo muscolo sviluppato. Allora mi sono detto, ma entra effettivamente in un telefonino? Se non penso proprio. Ecco le frasi da dove escono. Poi il personaggio del MEC nei social è dovuto ai miei nipoti che in una sera di pizzeria dicono, zio, ma tu che sei un tipo così, diciamo, allegro, è possibile che non sei nei social? E di nascosto mi hanno iscritto su Instagram. Io sono sempre lo stesso e ci tengo a precisarlo. Sono l'avvocato Macri Domenico e qui sono il MEC 64 e mi do del lei. Parlo sempre alla terza persona. Il trapezio forse non è entrato nell'obiettivo degli smartphone dei suoi tantissimi fan elbani, ma di sicuro la nostra isola è riuscita a fare breccia nel cuore del MEC. Ecco il suo saluto alle telecamere di Elba Press. Innanzitutto faccio ancora i complimenti perché mi ha colpito davvero per la sua bellezza naturale. E poi si respira quello che la storia ci racconta di questa isola. E agli abitanti elbani, vi prendete sto bel trapezio che non penso proprio che entra, e poi questo cigno, vi voglio lasciare così, no? Con questo che prima del trapezio è andato il cigno, e con un forte abbraccio e complimenti ancora per questa splendida isola.